I risultati degli esami tossicologici praticati sul corpo di Amy Winehouse, morta a fine luglio in circostanze ancora da chiarire, non hanno mostrato alcuna presenza di sostanze illegali, ma quella di alcol. I risultati degli esami hanno confermato che non c'era alcuna sostanza illegale nel corpo di Amy al momento della morte, ha indicato alla famiglia in un comunicato. I risultati indicano la presenza di alcol, ma non è ancora possibile determinare se ciò abbia svolto un ruolo nella sua morte. Amy Winehouse, star del soul, dalla vita privata piuttosto turbolente, era stata trovata morta nella sua abitazione londinese lo scorso 23 luglio. Aveva 27 anni. L'autopsia non ha permesso di stabilire la causa del decesso della cantante, la cui carriera era stata contraddistinta da problemi di dipendenza.